L'imprenditore edile di Monteroni ed ex assessore comunale Antonio Quarta è finito nuovamente nel mirino dei malviventi. Dopo il maxi furto e danni della sua ditta, ignoti hanno rubato una Fiat Panda di sua proprietà, dandola alle fiamme. L'auto era stata rubata la scorsa settimana ed è stata ritrovata ieri mattina completamente bruciata nelle campagne nei pressi della provinciale che conduce a Copertino. All'inizio di aprile i malviventi avevano fatto razzia di mezzi da lavoro in un cantiere per la costruzione di una villa affidato alla ditta di Antonio Quarta, alla periferia di Monteroni in contrada Saetta. Dal cantiere sparirono un camion con una gru, una motoruspa ed un martello pneumatico, oltre ad attrezzature edile ed un escavatore gommato ritrovato qualche giorno fa dai carabinieri a Brindisi e restituito al proprietario. Il compito di far luce su tutti gli episodi è stato affidato ai carabinieri della locale stazione, coadiuvati dai militari della compagnia di Lecce. Sicurezza stradale e legalità. Si è concluso lo scorso 10 maggio il corso di formazione organizzato dalla Polizia di Stato nelle scuole superiori salentine. 8 incontri pomeridiani della durata di 3 ore ciascuno presso la sede della Questura in via Lorenzo IV per educare i ragazzi al valore della legalità, della sicurezza stradale e alla prevenzione dei sinistri che proprio tra i giovani mietono la maggior parte delle vittime. 6 le scuole salentine che hanno aderito al corso di formazione, fra cui una della provincia di Brindisi. Questa mattina presso il seminario di Lecce la presenza del questore del capoluogo Antonio Maiorano ha avuto luogo la premiazione dei ragazzi che si sono classificati a livello locale nel concorso Il poliziotto, un amico in più. Solo una notte di riposo dopo la gara pareggiata contro il Frosinone, di giallorossi si sono ritrovati nella mattinata di ieri al Via del Mare per dare il via alla preparazione per la sfida di ritorno che li vedrà impegnati sabato pomeriggio allo stadio Matusa. Nella partita decisiva che deciderà la seconda promossa al torneo cadetto, mister Franco Lerda dovrà fare a meno di Salvi, che ammonito verrà appiedato dal giudice sportivo, mentre tornerà a disposizione capitan Fabrizio Miccoli. Nel corso dell'allenamento di ieri, assenti Rullo e Vineto, ha ripreso ad allenarsi seppur a parte in palestra dopo un lungo stop l'esterno D'Ambrosio, mentre Caglioni ha svolto differenziato. Oggi prevista una seduta mattutina sempre a Lecce.